Dirige l'orchestra il maestro Enrico Melozzi. Codice 16, Maneskin. Con la vittoria dei Maneskin al 71esimo Festival di Sanremo trionfa anche l'Abruzzo. Il direttore d'orchestra teramano Enrico Melozzi ha suggellato il successo della band vincitrice accompagnandola con la sua orchestra per tutto il percorso della manifestazione canora, durante l'esibizione del brano Zitti e Buoni e la serata cover con Manuel Agnelli nella canzone Amandoti. Compositore, violoncellista, produttore teramano Melozzi è oramai un veterano del Festival della Canzone Italiana, dove è esordito nel 2012 contribuendo con la sua direzione al terzo posto di Noemi con Sono solo parole. Terzo posto l'anno scorso anche per i Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr e quest'anno la vittoria che, come ha scritto sulla sua pagina Facebook, non lo ha colto di sorpresa. I Maneskin durante l'ultima serata, a fine della loro esibizione, hanno voluto ringraziare il maestro Melozzi, invitandolo a salire sul palco accanto a loro per donargli uno dei mazzi di fiori ricevuti. Ci speravo un pochettino perché ogni sera i Maneskin guadagnavano 5-6 posizioni, ha dichiarato Melozzi al quotidiano Il Centro. Io ci avevo messo il carico per il voto dell'orchestra che ha fatto guadagnare 6 posti. La sera dopo il voto della sala stampa ha portato al miglioramento di altre 5 posizioni. Alla fine, quando l'ultima sera ho iniziato a vedere che in classifica uscivano man mano i nomi che erano davanti a noi, ho capito che col voto da casa c'era stato un totale ribaltamento. È successo quello che non si aspettava nessuno, che vincesse un pezzo totalmente antisistema come Zitti e Buoni. Interpreto il voto come un gesto di cambiamento, che poi se ci rifletti il pezzo dei Maneskin è quello col linguaggio più antico, un pezzo di rock duro anni 70. Da venerdì ho iniziato a credere nel podio, ma il primo posto non me l'aspettavo. Il voto dell'orchestra è stato il più decisivo.